Un prodotto delle giovanili arrivato in un grosso club di Serie A, dove ha conquistato Scudetto e Coppa dei Campioni. Nicola Ciccolo, pupillo di Elenio Herrera, è stato il fiore all'occhiello del Messina per il suo trasferimento all'Inter via Verona. In maglia giallorossa l'attaccante ha giocato 5 campionati di Serie B, totalizzando 90 presenze e 27 gol. Cominciò nella stagione 1957-58 con 3 partite senza reti in un campionato concluso al terzultimo posto, ma senza retrocessioni per l'allargamento della cadetteria. Decima, ottava e sesta posizione nei 3 tornei successivi, ma il suo grande salto avviene nel 61-62 con 31 presenze e 17 reti. Ciccolo chiude la sua esperienza giallorossa senza promozioni, ma l'attendono l'Inter e la Serie A, motivo d'orgoglio per i messinesi. Nelle figurine Panini c'è scritto Nicola Ciccolo, nato a Taranto, ma io so che tu sei messinese. Messinese, sì sì, di provinciale, ascendato di Rambe. Ma allora perché è nato a Taranto? Ma sono nato a Taranto per, diciamo, durante la guerra, esigenze economiche. Mio papà era ferroviere, che è di Messina, e mia mamma di Taranto. I parenti di mia mamma erano tutti quanti addestrate ostetriche. Allora mio papà cosa faceva? Per risparmiare, visto che durante la guerra non c'era un becco di un quattrino, 10 giorni prima dell'evento caricava mia mamma sul treno, che aveva i biglietti gratis. La mandava a Taranto, dopo 3 giorni registrava e scendeva giù a Messina. Che io di Taranto dopo non so, perché non ci sono mai stato. Quindi messinese a tutti gli effetti, messinese puro sangue, ah, no? Ah, sì. Messina, senti, come comincia l'impatto con il mondo del pallone? L'impatto con il mondo del pallone comincia con i ragazzini del Messina. A quanti anni sei arrivato nel Messina? A Messina avevo 14 anni. A 13 anni ho fatto un provino anche a Roma, nella Lazio. Ti hanno scartato? Sì, perché dice che ero troppo magro. C'era poco da mangiare a quei tempi. Ecco. E a Messina come andò? A Messina andò bene. Ho avuto un ottimo, una volta si diceva, maestro, il signor Moschella, bravissima persona. E parecchi dirigenti hanno visto in me delle qualità, perché una volta si guardavano, non è come oggi, una volta si guardavano prima di tutto le qualità tecniche. Però ero troppo magro. E allora per far sì che il mio fisico si robustiva, insomma, mi mandavano in una macelleria a provinciale, un giorno sì, un giorno no, per una fetta di carne. Per mettere su. A spese del Messina? A spese del Messina, mi ricordo. E in più, insomma, è stato anche un gesto molto bello. Per un anno, 2 anni. Quando c'ero io c'era il presidente Nunnari. Nunnari aveva una pasticceria in Rosticceria? Viale, sì, in Viale San Martino. No, no, quello della Rosticceria, no. No, no, proprio in Viale San Martino aveva una. Vendeva confetti, caramelle. Però c'era anche il signor Pistorino. Su questione tecnica è stato anche un mio sostenitore. Nel Messina hai fatto tutta la trafila da calciatore fino ad arrivare in prima squadra. Fino ad arrivare a prima squadra. Io ho debuttato a 17 anni. E allenatore c'era Bruno Arcari, che ho sentito che di recente mi sembra che sia scomparso. Bruno Arcari. Sì, e ho debuttato esattamente a Novara. Ma debuttato in quale categoria? In Serie B. Serie B, 17 io anni. Io ho sempre giocato in serie professionista, avevo 17 anni. In Serie B. A Messina ho giocato a Novara, abbiamo fatto 2-2, dopo siamo andati a giocare a Modena, perché una volta, per via dei viaggi, perché non è che c'erano gli aerei di oggi, si facevano 2 partite in trasferta e 2 in casa. Ecco. Di modo che abbiamo giocato dopo a Modena, abbiamo perso 2-1, dopo siamo tornati a giocare a Bari in casa, e ecco, da lì è incominciato. Il primo anno ho fatto 17 anni e 3 partite, dopo ne ho fatte 18-13 e dopo è incominciato a confermarmi sempre di più. Ecco, con quale Messina ti sei affermato calciatore vero, goleador vero? Ebbene, l'ultimo anno ho fatto 17 gol. E qual era il Messina? Era un gran bel Messina. Te lo ricordi? Sì. Beh, io ci ho giocato, per esempio metterei la formazione ideale con qualche innesto di una stagione un po' diversa dall'altra.
in porta c'era Peppino Salerno e Brevigliere, io non vorrei fare delle preferenze. Dopo Terzini c'era Kickermeier, il povero Stuck che è scomparso, dopo c'era Radaelli, Bosco, Spagni, in alternativa Cardillo che è anche un altro giocatore messinese. E dopo all'attacco, era un attacco stupendo, veramente per me è stato il più forte di tutti i tempi. C'era il norvegese Bredesen, Landoni, adesso so che vive a Palermo Landoni. Sì. Ecco. Dopo centravanti avrei messo Orlando. Ma stai disegnando un po' il Messina ideale. L'attacco, di quegli perché anni, Orlando no? Era il massimo come centravanti. Dopo Fraschini e Ciccolo. Lo metteresti Ciccolo? Beh, direi di sì. Beh, sono stata anche una delle migliori alle sinistre in Italia, non solo a Messina, se per questo. Quindi modestamente parlando. Rispetta ecco. Di diritto quel posto. Eh sì, perché ci sono state per 2 o 3 anni, le ali sinistre migliori in Italia erano 2, Pascuti de Bologna e Ciccolo. Caspita, Pascuti per 2 o 3 anni. Fu sì, anche esatto. Nazionale, insomma, sì, un giocatore sì, importante. Sì, con Ezio Pascuti siamo molto amici, perché abbiamo fatto anche il militare insieme a Bologna. Cioè, c'erano le due o tre ali sinistre, dopo c'era Stacchini della Juventus. Senti, a proposito di Brevigliere, tu eri compagno di camera con Brevigliere, no? Spesso, e lui chiacchierava spesso. Ti ricordi qualcosa di particolare? Sì, una sera mi ricordo che lui continuava, lui è Brianzolo, parlava un po' italiano, un po' di Monza, no? Un po' Brianzolo, così, hai capito Nicola? E io sì, facevo con la testa così. A un dato momento, dopo, ormai erano le 11:30, e mi fa, dice, hai capito? E io ho detto, senti, studa sta luce e non mi rompere, va. Ti ha capito? Allora mi ha capito, ecco, perché l'ho lasciato parlare, sfogato, e a un dato momento dice, hai capito Nicola? Disse, no, studa sta luce che stai morendo di sonno. Senti, un dirigente magari che ti è rimasto nel cuore, che ricordi con particolare affetto di quel periodo? Ah, li ricordo tutti con affetto, perché non potrei avere delle preferenze in quanto mi sono stati tutti quanti vicino, perché se io devo la mia lungimirante carriera la devo anche a un gruppo di uomini. C'erano i fratelli Fusco, dopo c'era Pistorino, che lui era un mio sostenitore all'arma bianca di Pistorino, che se mi ascolta e mi vede lo saluto caramente e caldamente. E dopo c'era il medico, era Saita, penso che è morto adesso, ecco. Sono amico di vecchia data, che compare con mio fratello, dell'attuale medico del Messina, Filippo Ricciardi, siamo molto amici. Ecco, direi che li ricordo con estrema simpatia, ma con affetto, perché ecco, sono state persone molto vicine. Nonostante loro poi li abbiano ceduto. E beh, erano, sai, era un'offerta non indifferente, perché fui venduto al Verona per una cifra che oscillava, stiamo parlando di 42-43 anni fa. Era l'anno 61-62, la stagione 61-62. Esatto, dunque una cifra che si oscilla per i 75 milioni. E 75 milioni a occhi e croci, oggi sul piano economico sono variati miliardi, no, non 10-15, ma molti di più. Ma lì la combinazione fu che non fu il Verona esattamente, ma fu l'Inter, che fece intervenire il Verona, perché se interveniva l'Inter la cifra sarebbe stata, il Messina chiedeva 120 milioni, invece tramite Verona ne ha chiesti 75. 75, infatti io le ultime 4 partite l'Inter mi richiamò subito, non li fece più col Verona. Però Verona resta una tappa importantissima della tua vita di calciatore, ma anche della tua vita, perché a Verona hai conosciuto tua moglie. Beh, sul piano sentimentale qui ho conosciuto
mia moglie e mi sono fermato. E ti sei inguaiato? O no? Mi sono inguaiato, sì. O sei contento? No, sono contento, ma guarda, tu ormai, Orazio, ci conosciamo da molti anni, tu sai quanto amo io la mia Messina, tu lo sai. Guarda, gli ultimi ospiti, tu lo sai chi sono stati qua 3 anni fa a casa mia. Due messinesi. Ma li possiamo anche... E dopo anche 3 anni ancora ci due sono altri, io qua. Ci sei tu assieme a Salvatore. Tanto complimenti, una splendida casa, un'accoglienza direi da messinese. Esatto. Forse il complimento più bello che ti faccio. Ti ringrazio. Come hai conosciuto tua moglie? Mia moglie l'ho conosciuta, era una ragazzina, avevo avuto 14-15 anni. Lei veniva allo stadio con suo parente che era un colonnello, che il colonnello era anche tifoso dell'Inter, e se la portava allo stadio. Quindi l'hai conosciuta a Milano, no? No, qui proprio a Verona. Lì, perché il vecchio stadio di Verona, il Bentegodi, il vecchio Bentegodi era un po' come il celeste nostro. Io la vedevo subito, il bordo del campo con la recinzione, essendoci, la vedevo lì, forza Nicola, mi diceva, e dopo all'uscita chiede l'autografo, così, insomma, e da lì... Da lì si è rovinata, poveretta, no? Lei. Va bene, quindi arriviamo all'Inter, arriviamo ad una tappa straordinaria della carriera di Nicola Ciccolo. Ricordiamolo all'inizio, Nicola Ciccolo è il messinese che ha vinto la Coppa dei Campioni. Ebbene, non credo che ci sia qualcun altro scudetto e Coppa dei Campioni. Sei l'unico ad aver vinto la Coppa dei Campioni. La parentesi interista, cosa ti ha dato, non soltanto a livello economico, ma anche a livello di uomo, oltre che di giocatore, naturalmente? Beh, direi che in quel periodo era la massima aspirazione, l'Inter, perché in quel momento era la squadra più forte al mondo, assieme al Milan e al Santos, il Santos di Pelé, che io ci ho giocato contro, dei mostri sacri, contro il Real Madrid, cioè i Di Stefano, i Puskas, tutta gente che... Quando hai giocato contro Pelé? A torneo Città di Milano, una volta si chiamava il Trofeo Città di Milano, e partecipavano le squadre più forti del mondo, che erano Inter, Milan e Santos. Ti dico che c'era la crema de Caci, Rivellino, Pelé, gente, Leao, il famoso portiere brasiliano, cioè della gente. Come ti trovavi? Benissimo. No, io vedo, c'è una cosa, aver giocato con questi personaggi grandissimi, io parlo sempre sul piano tecnico, Orazio, intendiamoci, sul piano tecnico, gente che nascondeva la palla, aver giocato, ne sono orgoglioso di aver fatto parte di questo gruppo insieme a questi altri grandissimi giocatori. Vuol dire che anch'io in un certo qual modo avevo delle qualità, se no venivi irrimediabilmente scartato. Quello era l'Inter di Elenio Herrera, il mago, ma era veramente un mago Herrera? Ma lui si faceva chiamare così mago perché diceva sempre domani vinciamo 1-0, domani vinciamo 2-0. Magari ci azzeccava con sì, il risultato. Sì, magari ci azzeccava, però di mago lui non aveva niente. Lui aveva per me come allenatore una grande carica agonistica ed è colui, a mio avviso, che ha portato in Italia il vero professionismo. Perché prima di Elenio Herrera non si sapeva in Italia cos'erano i ritiri, per esempio. Non esistevano i ritiri. Ma giovano questi ritiri? Oddio, dipende. Tante volte può anche essere utile un ritiro, dipende anche dal momento della squadra, dipende sempre da diversi fattori, perché ci sono dei momenti che la squadra non va bene, anche la società, l'allenatore, per riordinare le idee, per riuscire a fare qualcosa di diverso, può essere utile. Ecco, c'è un ricordo particolare di quella squadra, magari una partita della Coppa dei Campioni, un tuo gol, c'è qualcosa che ti resta particolarmente legato? No, mi ricordo in una partita di Coppa dei Campioni, a Liverpool mi pare, e qui la mettiamo un po' sul ridere perché giocare con dei grandissimi giocatori, Suarez,
mi ricordo che fece una bella serpentina dal fondo campo. Il portiere del Liverpool pensava che, guarda, essendo a fondo campo, ormai alla soglia del primo palo, che la palla venisse indietro, no? E il portiere si è spostato in avanti. E invece lui fece andare la palla lungo l'arco della linea bianca della porta. E io ero là. Dunque, portiere Foruso, cioè porta libera. Ti sto parlando una questione di mezzo metro. Io ho fatto col piede piatto per metterla dentro, la palla mi è passata sotto e ho sbagliato a mezzo metro, cioè non ho toccato la palla. Io ho guardato Suarez per dire, e Suarez mi ha detto: non vorrei mica dire che ho sbagliato il passaggio io. Che cosa vuol dire il Messi in Serie A per te? Ma io direi che l'ho sostenuto sempre, è una città che merita la Serie A. Il problema, come sempre sostengo, ma mi sembra che le cose vanno per la quale, non è il arrivare, il problema è mantenersi, perché fare un anno in Serie A, due anni e dopo magari andare in Serie B per ricominciare, ecco, direi che la società ha fatto un grosso sforzo, è quello di organizzarsi molto bene per riuscire a mantenere, direi, questa certa qualità che ha dimostrato, perché ci vogliono anche delle qualità per emergere e mantenersi. Te la sentiresti di dare una mano al Messina? Ma guarda, io la volta scorsa ci siamo visti, siamo scesi, io scendo spesso giù a Messina, io non è che mi sono proposto, intendiamoci, io no, grazie a Dio non vivo di calcio. Tu mi hai fatto una domanda che io in certo senso l'ho rivolta al presidente Franza. Siccome ho del tempo, sarei anche disponibile, ma neanche, io se vogliamo essere sinceri, io non ho detto che voglio essere disponibile per la squadra, io voglio fare, tramite la mia esperienza, un qualcosa per la mia città. Per la mia città, io non l'ho detto né per il presidente e né per la società. Vorrei essere utile per la mia società. Gliel'ho detto e anche ho replicato tra virgolette, gratuitamente. Non volevo niente, non voglio niente. Se avete di bisogno, se no di bisogno, volevo fare un qualcosa per, non so, al nord. D'altronde io del calcio di oggi e dei personaggi conosco vita, morte e miracoli di tutto e di chi che sia. Con chi ti senti ancora dei grandi con, del calcio? Con tutti, io mi sento con Mazzola, con Zoff l'altro giorno, con Suarez, non lo so. Lippi ci ho giocato contro, Trappattoni, abbiamo fatto anime, cioè sono tutti amici miei, Rivera, non lo so, io non ho problemi io di avere delle introduzioni così per agevolare quelle che possono essere le esigenze calcistiche del Messina, però probabilmente ci sono delle persone nel Messina che sono molto più preparate di me. Senti, ma sarebbe veramente un motivo di grande orgoglio per te? Ma moltissimo, cioè direi, ripeto, io per la mia città sono disposto a fare qualsiasi cosa, penso sul piano calcistico e anche qualsiasi. Io insomma, tu l'hai visto che io sono innamorato sempre della mia città. E allora Lumumba, chiudiamo così, perché non abbiamo detto che sei Lumumba comunque, sempre e comunque per chi ti conosce, ma perché nasce Lumumba? Come Lumumba nasce? Nasce perché ero più nero della pece quando ero nei ragazzini. Ho debuttato lì a Provinciale, mi ricordo, e Lumumba è un ex leader africano, mi sembra il presidente era del Congo o del Kenya allora, ti parlo di 45, che fu assassinato. Allora questo Lumumba era in auge, questo nome, e siccome io ero nero, perché ero sempre, sai, a Provinciale andavo, diciamo, noi dicevamo ai scogli, dietro lì a fare i bagni. A Mare Grosso. Esatto, scoglie. E allora così, ero nero, nero, nero. Mi ricordo che quando ero a Milano, Nicolò Carosio, il vecchio telecronista, mi confondeva con Jair, che Jair era un nero brasiliano. Ecco, e mi confondeva con lui. Ecco, vediamo che c'è Jair, invece ero io, per dire.